Quella di oggi è una giornata speciale, una giornata in cui il cuore passa anche dalla farmacia e non per comprare cardiotonici, ma per regalare un po' di serenità. Quella di oggi è la giornata nazionale di raccolta del farmaco. Sono tante le farmacie che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico. Noi raccogliamo farmaci naturalmente da banco, che poi noi, una volta raccolti, distribuiamo alle associazioni, alle fondazioni con noi convenzionate, che provvedono a darle ai più poveri e a coloro che ne hanno necessità. I farmaci naturalmente da banco da donare, che noi li diamo soprattutto in questo momento di picco influenzale, sono i farmaci per l'influenza, i farmaci per la tosse e comunque anche farmaci di cure anche più a lungo termine, che hanno una scadenza anche maggiore e che comunque possono aiutare le persone in questo momento in cui c'è un bisogno notevole e una richiesta notevole di farmaci da parte di chi è più svantaggiato. D'altronde il costo della spesa farmaceutica, che ormai è a carico del contribuente, raggiunge quasi il 40%, per cui tante famiglie hanno difficoltà ad affrontare questa spesa. Negli anni scorsi in provincia di Pescara abbiamo raccolto circa 2.000 farmaci e sono stati distribuiti agli enti convenzionati dalla Caritas e dagli altri enti. Quindi si viene in farmacia, nelle farmacie che aderiscono evidentemente alla giornata della raccolta del farmaco, si acquistano prodotti da banco, cioè quelli senza ricetta medica per intendersi, e si rilasciano qui al banchetto, corretto? Esattamente, esattamente. E poi noi a fine serata li raccogliamo e li portiamo alle associazioni a cui sono destinati.